Ragazzi, bentornati. Bentornati alla Convergence. Pronunciata perdendomi qualche lettera, ma non di meno la Convergence. Allora, sono corso qui sulla scrivania di questa attuale dimora ormai in cambiamento e mi permetto di vedere ora, prendo la chat che siamo live trend di livello 5. Grazie ragazzi, bentornati ora. Vi do l'attenzione che meritate, sono completamente cotto, ma carico come una molla. Sto finendo il testo delle Figi su Ragnarok. Poi produrla con il fatto che parto in posti che non posso dire, poi c'è la Milan Games Week, poi ci sono altre cose che non posso dire, sono un flipper, che è una figata, però voglio uscire col video. Forse dovremmo accettare il fatto che la qualità tecnica di questa recensione sarà inferiore a quella di anni fa. Perché è solo una questione di tempo, non di amore. E se voglio uscire entro il trasloco, dovrò prendere delle decisioni che mi faranno un sacco male. E un giorno discuteremo effettivamente di qualcosa di più importante, ossia il futuro dei contenuti principali e come interfacciarli al fatto che, crescendo, anche attraverso collaboratori, dovrò prendere delle decisioni produttive diverse. Ma non esiste fare ora pillole live di questa roba qua. Altrimenti ci si passa mezz'ora, io vado in flusso di coscienza, mi prendo la tisanina o l'alcol, forse sarebbe in questo caso persino più adatto, e finisce male, insomma, finisce male. Quindi mi permetto di impostare tutto in diretta, non ho voglia di fare una seconda introduzione se non faccio veramente errori grossolani di linguaggio o di attenzione cognitiva proprio nei vostri confronti, nei confronti del contenuto. Jabberwock chiede level up. Allora, finché in questo periodo mi seguono come sponsor, a tal proposito, oggi vi dico quello che sta succedendo perché è una cosa stupenda e come alcuni di voi che seguono appunto gli energy drink e usufruiscono di level up mi ringraziano in privato per il codice sconto dicendomi guarda, mi ho preso questo, guarda, ho preso quest'altro, che è delizioso. Non vedo l'ora un giorno di sentire cose del genere con il merchandise che arriverà, ma sapete che se non l'ho fatto anni fa e non l'ho fatto oggi è perché ho in mente qualcosa di stupidamente grosso, che quando sarà pronto vi farà girare la testa. Forse anche per il costo, infatti non credo che venderò nulla, però. Zitto, non rivelarlo, non rivelarlo, non rivelarlo, non rivelarlo, non rivelarlo. Agisci. Meccanicamente, non rivelarlo, non rivelarlo. Stai concentrato, metti le cose, non fartelo scappare. Oppure potrei farmelo scappare. Sì, ma se me lo faccio scappare, poi, non lo so. In realtà, onestamente, nel mio cuore, giocando un po' insieme a scherzo, ci sono tante cose a siti alla Redbubble che mi piacerebbe poter vendere, un portachiavi con l'elmo, cose simpatiche, perché mi rendo conto che io stesso a volte le desidero. Però se non l'ho fatto ancora oggi è perché ho certi regimi e ancora non ho l'entourage intorno di produzione della qualità che desidero per quello che ha il mio nome sopra, che rappresenta, come io vedo i video, il materiale, no? Lo so che il portachiavi è una cosa carina, una cosa divertente, però ecco, diciamo che tempo al tempo, tempo al tempo. Detto questo, allora, permettetemi un momento in diretta così che ci sia un approfondimento poi dei veri e propri contenuti della live dicendovi, ragazzi, sotto Twitch avete il tastone della Level Up. In realtà è sempre strano perché a volte ho persone che mi dicono, ma come? Adesso in questo periodo stai, per carità, supporto e se ti può permettere di andare nel futuro, sei grande, continua così a fallo, però sai, energy drink ai ragazzini, a parte il fatto che non siete ragazzini, mi raccomando, è una al giorno, sono un bel po' di energie quando serve, però che dir si voglia, non so se avete mai bevuto la Level Up, è buona. Quindi ho scelto anche il nome di questo. Vi dico, attualmente avete il link sotto, siamo con Sabaku 2 come codice, in quanto è stata rilasciata questa Black Edition, c'è la promo 2 per 1, dal 14 fino a fine mese. Quindi avete a disposizione tutto il necessario, ma sappiate che se scelgo di supportare qualcosa tramite sponsor, che a loro volta sponsorizza il mio lavoro, è perché ho toccato con mano e perché c'è una certa serietà dietro. Vi posso dire una cosa capricciosa che oggi ho detto ai patrons?
che potrebbe farmi sembrare il classico artistoide che si sacrifica per tutto, nonostante in questo periodo della mia vita stia guadagnando molto bene grazie al vostro supporto e per quanto io possa investire, comunque riguarda e rappresenta un successo importante, posso fare un capriccio. Vi ricordate quando ho discusso della... Non devo farla questa cosa. Non devo farla questa cosa. Devo giocare alla Convergence. Devo fare poi una preparazione dopo mezzanotte per un altro tipo di live. Non devo fare questa cosa. Non posso perdermi in questa discussione. 10 minuti max, d'accordo. Allora, è un momento particolarmente sensibile per me. Molto. Questo perché mi sto trasferendo per cambiare le cose. Sto trasformando tutta la mia vita solo praticamente in nome del velocizzare produzione, avere un entourage di collaboratori e investire in essi, anche completamente a perdere, per avere i miei obiettivi raggiunti nei confronti del servizio che voglio dare. La vivo male perché, appunto, un po' per Lucca, un po' per altre realtà e impegni, non sono riuscito in nessun modo a poter raggiungere una copertura di Ragnarok come avvenne nel 2018 al Day One. Sto lavorando a un'effigie che mi renderà orgoglioso, ma non sarà esattamente quello che sarebbe potuta essere con tutto il tempo del mondo che avrei invece avuto tramite il review code in anteprima di un mese e tutto il resto. Sono entusiasta di quello che sarà alla fine il potervi presentare quella mia critica, analisi ed effigie, ma allo stesso tempo arriverà tardi, quindi molte persone non avranno interesse. Sono in un costante anche pubblicare piccoli video su Pureia, che però è un canale che non ha video da un anno e quindi non è indicizzato e quindi comunque mi preoccupa quello che potrebbe essere effettivamente il futuro del voler tornare a fare spiriti. Sono in un momento di vita, professione e salute, in un certo senso, abbastanza borderline, per quanto di grave non vada male niente. Sono semplicemente un po' in bisogno di restart e reset, che non arriverà nei prossimi mesi, anzi, sarà una tour de force che mi riempie di carica per il futuro, ma mi preoccupa nei confronti dell'interesse che avete nei confronti di quel futuro. Mi permetto allora di introdurvi brevemente e concludere quindi in super sintesi una mia componente psicologica, livello 7 dell'Hype Train. Grazie, grazie. Ricorderò sempre il record che abbiamo raggiunto la prima volta che abbiamo fatto la nostra introduzione ai nuovi livelli dell'Hype Train. Grazie ragazzi del supporto di cuore. Vi voglio dire una cosa: non so quanti di voi erano presenti durante la discussione nel talk show in cui, come raramentissimamente capita, io parlai di un mio collega, inteso però con le virgolette, il collega come streamer, come content creator sulla piattaforma, in questo caso il Masseo, no? Edoardo, il quale aveva definito come assolutamente insopportabile, stancante, stucchevole e opprimente la posizione di successo, ma anche senza virgolette, di visibilità, questo chiamiamo le virgolette, di visibilità e dell'essere costantemente sotto il Grande Fratello, che è qualcosa che condivido appieno nell'emozione, ma che poi in realtà nei fatti ho definito diversa per me, che invece mi alimenta e in qualche modo energizza in tanti movimenti, in tante situazioni, in tante realtà, non movimenti, scusate. Vorrei fare un'altra cosa, in questo caso non nei confronti di un collega o di un'opinione specifica di qualcuno, ma un'opinione specifica di quello che è a volte il lavoro del content creator. Parlerò delle nomination in un'effigie live lunedì alle 21:30, ma ne abbiamo chiacchierato oggi con Old Gen, assolutamente. Allora, vi dirò qualcosa che è antitetico a quello che dovrebbe essere l'obiettivo di molti creativi, ossia l'avere un supporto per poter esprimere ciò che si vuole, indipendentemente dal numero di persone a cui arriva. Sono molto curioso di sapere cosa ne penserete, grazie dell'Hype Train concluso a livello 7, di cuore. Sono riconoscente, grazie. Sapete che è tutto messo a buon uso. Allora, fermo restando che non credo di stupire nessuno dicendo che il mio obiettivo non è arricchirmi, ma fin lì d'accordo, mi sembra scontato, quasi mi commuovo a dirlo perché mi sembra una stronzata da evidenziare.
Il punto è, escludendo il carattere, il come si vive il denaro e quello che poi bla bla bla, l'avidità, esatto, Joker, io credo di andare contro un pensiero di molti content creator che lo fanno spesso per sincera umiltà professionale e creativa, ma che vanno in una direzione che non mi rappresenta. Non vuoi comprare From Software? Mamma mia. Allora, per me, una delle cose più importanti in assoluto del lavoro che faccio è una cosa che secondo me confonderà all'inizio. Sono le visualizzazioni. Per me un obiettivo è avere quante più visualizzazioni possibile. Non tanto in condivisioni generiche di gameplay, tanto quanto nelle mie coperture, critica, effigi e approfondimenti divulgativi e di mercato. Per me è molto più importante avere 100 milioni di visualizzazioni in un'effigie rispetto all'averne 100 di milionari che mi danno 1 milione l'1. Capite cosa voglio dire? Per me l'obiettivo, il sogno, è arrivare, invecchiando, a dare il mio servizio e l'essere di uso e utilità a quanti più appassionati possibile, che sia per manifestare la rivincita dell'appassionato che dalle medie al liceo era magari quello nell'angolo che parlava di videogiochi con i suoi più cari amici, risultando essere il nerd sfigato o il povero scemo, quando in realtà poi l'abbiamo messa un po', tra virgolette, in culo al mondo con la cultura pop e nerd, che adesso è diventata invece l'inflazione culturale dell'intrattenimento mondiale, ma allo stesso tempo che si appassionava in un approfondimento che può trovare interessante durante la sua crescita. E quindi il punto è arrivare a quante più persone possibili, con poi, ovviamente, più che lecito, più che logico e anche più che umano interessante, avere dei micro insiemi sempre più densi, sempre più piccoli, di chi invece è particolarmente appassionato a come faccio io le cose anche nel videogioco dietro le quinte, nel come lo videogiochiamo, l'appassionato specifico o l'investitore del canale. Una delle cose che più mi piace di Twitch, la cosa che più mi piace di Twitch a livello di denaro, è che può arrivare attraverso il dono di sub di qualcuno ad altri. Perché il ciclo migliore di guadagno dello streamer che per me possa esistere. Il fatto che qualcuno paga lo streamer facendo un regalo agli altri, che attraverso quest'ultimo riceve feature, emoji e servizi extra da parte, no, dell'ecosistema della piattaforma. Beh, questa cosa piace tantissimo. Non l'ho mai alimentata perché sono un imbecille a livello di imprenditorialità. E ci sono anche le persone che dicono: lo fai apposta così, riguadagni, perché da non imprenditore la gente vuole farti diventare imprenditore dandoti denaro. Ah! Però rimane il fatto che, per quanto io non... No! Fermo! Il signor Master! Alimenterai le gabbie, no? Grazie. Però effettivamente non ho mai... Però vedete che sbaglio tutto. Cioè, se io... Adesso ho creato l'animazione per il gift, però cazzarola, se io fossi una persona... Io non riesco neanche a usarlo, il sub goal. E vi garantisco una cosa, dietro le quinte ve lo dico tra i denti, il sub goal non ha minimamente cambiato le sub che faccio. Non le ha migliorate di uno. Infatti dico, ma cazzo, ma allora se a volte mi dà fastidio ricordarlo, a sto punto lo tolgo. Poi penso, però cazzo, ho fatto la grafica bellissima. Quello che vorrei che facesse il sub goal è una cosa. Io spero nei miei sogni che il sub goal inciti unicamente, come aggiunta, i doni.
Il fatto del qualcuno che non getta denaro, ok, che può permetterselo, che vuole investire in quello che poi è anche SNM 4.0 e dice aspetta, aspetta, adesso aumento il numerello, anche se è pieno, aumento il numerello, perché così faccio ricevere qualcosa anche agli altri. Però sembra che io adesso, avete visto, io ormai sono malizioso. Ogni volta che parlo di qualcosa, anche da parte di colleghi, mi arrivano e le punzecchiature, e le messe in discussione, le frasi sardoniche, e la passivo-aggressività. Quindi adesso ogni volta che dico qualcosa penso, come verrà usata contro di me? Certo, faccio quello santo, buono, che in realtà ci lucra dietro, che no... Non ce la faccio più, non so se riuscirò mai a togliermi questo filtro fino al momento nel quale a un certo punto arriverò a dire non me ne frega più un cazzo, andate tutti a quel paese. Ma è molto lontano. Molti, 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 molti anni passeranno. Dovrò superare il momento nel quale dico ah, ormai sto morendo. E solo lì lo potrò fare. Quindi comunque, grazie, scusate. Non dovevo fare questa cosa, non credo sia una buona pillola live, mi vergognerei di prenderla e separarla dalla diretta perché poi verrebbe sicuramente decontestualizzata, ma sicuro, perché non ha contesto, è una pillola live decontestualizzata, sono io che sono in un momento drammaticamente stressato e avevo bisogno di sfogare un po' di emozione, ma non lo faccio perché se dovessi sfogare le emozioni che ho adesso, ragazzi, diventerebbe terapia, quindi... That boy, grazie delle 10 sub, nessuno 02, grazie delle 5, Lore... Accitto, grazie delle 10. Non sono abituato a dire queste cose, non sono appunto quel tipo di... Questa sequenza di donati. Ok. Lobilan, Emanuele, grazie delle 20 sub. Il signor Master, 10, grazie. Mai stato in terapia, mai, mai, mai. Ho una curiosità folle a riguardo. Grazie di cuore, scusate se mi sono dovuto ricomporre un momento. Adesso si gioca, guardate, 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 guardate. Fatto, 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 fatto. Grazie, grazie di cuore. Avete fatto metà sub goal al prologo e non è qualcosa che succede mai nelle mie live, salvo eventi particolari. Ai TGA? Non vedo l'ora. Ho bisogno di TGA. Sappiate che ho bisogno di una conferma del mio lavoro in questo periodo in cui i canali sono in iato da un anno e si pubblica pochissimo da due. Mi sento una merda. E il motivo è che crescendo, mentre altri hanno avuto le opportunità di costruirsi uno studio o un entourage, io mi sono concentrato da autore artigianale di sto grandissimo cazzo a fare cose che non si possono fare nel mentre la vita andava avanti e gli impegni da adulto soverchiavano e soffocavano tutto il resto e io mi sono bloccato annegando nei miei stessi impegni e questa cosa deve cambiare e dovrò fare un importante vlog in cui dico manterrò le mie promesse, i miei contenuti, ma bisogna cambiare questo, questo e questo. Vi garantisco che quello che si desidera arriverà, arriverà anche di più con un format che appunto risolverà tanti problemi e tanti sogni, però purtroppo bisogna prendere atto del fatto che mi sono tagliato le gambe da solo in nome di un perfezionismo creativo che non si può assecondare se non si è milionari. E puoi farlo per farlo. Che poi va contro il mio obiettivo di raggiungere più persone possibile. Maledetto coglione. Credo si sia buggato il live train perché è a livello 700 da tempo immemorabile. Spike Spiegel, grazie. Mimizzi, Andrei Leo, Darkin, Gasba, Tarforn, The Savius Back, Smiling Warrior, Nariko, Haki Roser Flakes, Rui B, Mark Boom, Zalvo, Khan, grazie. Mirak, Il Mela, Andrea, Mikol, Bilancia, Mystic Fry, Black Saturn Madama, Alex Abe, Quiet, Daddy Pots, Focus on S, ok, Unravel, Mike Ferri, benvenuto, ok, 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 ci siamo, Federico. Allora, scusatemi, ho fatto il pirla. grazie delle coccole da parte di tutti.
di tutti. Allora, ok. Grazie, Axel Beta. Allora, Dark Souls 3. Let's go. Let's go. Il fatto è che c'è un'altra cosa che voglio dire. Io non faccio just chatting come main content e non faccio quasi mai just chatting in generale. Non ho mai fatto vero just chatting in vita mia. Ho sempre fatto talk show. Ma confrontarmi, parlare, staccare un po' la spina in diretta è qualcosa dopo 9 anni di cui comincio a sentire il bisogno. E tra l'altro strapaga come evento una volta che sei affermato, no? Perché si va a togliere non una maschera perché non l'ho avuta, è uno dei problemi e dei vantaggi, è un pro e contro, è quello, però ti permette di... Comunque, mi fa piacere che... Ah no, certo che è crashato Dark Souls, perché l'ho messo in... Ok. Grazie ragazzi. La Ale, Siric, Vicvacuo. Allora, non tutti seguono ovviamente le mie... Le mie storie. Che figata! Allora, mi permetto di fare già una critica non alla Convergence, ma alle mod di Dark Souls 3. Non mi piace questa... Figo. Non mi piace questa filosofia delle mod che vogliono dare un gameplay così eccezionalmente coreografico con incantesimi di ogni tipo infiniti. Il viva la magia! Hai subito indovinato Shadow the Reaper. È qualcosa che trovo alienante per quanto divertente. C'è un limite a riguardo, ok? Ho ricevuto anche un commento che mi ha consigliato di non sottovalutare mai la possibilità di valutare gli attacchi in corsa, gli attacchi in salto e i plunging dei vari equipaggiamenti, perché potrebbero esserci delle sorprese. Detto questo, noi abbiamo fatto un sacco di livelli. Sappiate che giocherò con enorme attenzione la nostra stupenda Convergence, con la massima cura, quindi aspettatevi che io legga descrizioni e che si facciano stupendi approfondimenti, perché questa run è un ritorno a quello che doveva essere la Cinders, e che un giorno tornerà, ovviamente. Allora, non è difficile platinare nessun Souls, Matthew. Purtroppo è soltanto logorante a causa di alcuni necessari farming. Molto logorante, del tutto non divertente. Non sono mai stati bei platini quelli dei Souls. Mai, neanche una volta. Quello dei Demons ha rimosso il farming, quindi è almeno superficialmente divertente in quanto il gioco è una gran figata. Ed Elden Ring è veramente molto, molto facile. Allora, che ne pensate? Io vorrei giocarla ad anima della sfida. La Convergence era nata come mod prettamente magica, poi in un secondo momento hanno implementato anche molte armi melee. Ah. Beh, si capisce dal logo. Giocalo come se fosse il gioco base. Se fosse il gioco base non avrei mai combattuto la Dancer, quindi 2 degree, nel senso come cura promesso lo farò. Vorrei però muovermi in questa direzione, interessante,
Perché è comunque l'anima della sfida. Quindi adesso andiamo di... ah, vediamo un po'. Elisir... Grid Elixir. Eccoci qua. Allora, andiamo di Elisir dell'abilità. Perfetto. Buffo, grazie di cuore. La cosa che odio di questa moda è l'illuminazione delle aree buie. Sembra sbagliata, non so perché. Lo scopriremo, vedrò cosa ne pensiamo. Mi va bene così. Allora, ma infatti in queste mod una delle cose più difficili è capire che build vuoi fare. Chiaro, hai talmente tanta scelta. Ok. Vediamo un po' come si comporta. Oh! Ok. Allora. Notevole Snake. Ok. Ok. Merda, ho sbagliato. Non vedo nulla. Ok. Ok, 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 semifatta. Si è curato? Si è curato, vero? Sì. Ho sbagliato. Mi ero dimenticato che potevamo curarsi. Dovrei essere più coraggioso di così. Ok. Ok. Questa non me l'aspettavo. Il tracking finale alla fine furbetto, non me l'aspettavo. Preso. Allora, ho ricevuto diverse migliaia di anime. Non so quante, ma diverse migliaia. Nakoshi, a me sinceramente non piace Dark Souls, perché non è il mio genere. Però quando lo giochi ha quel fascino che non riesco a capire. È quello che io ho scoperto dei Let's Play. Non avrei mai creato l'anima della scoperta se io stesso non avessi trovato affascinante guardare qualcuno con determinate competenze o carisma o discussioni giocare. Non l'avrei mai fatto. Prova il range dell'L2 dell'arma in combat. In effetti. Ah, ma guarda un po' chi c'è. Esus Shard, ottimo. 1500 anime. Smart. Essere aggressivi così in questa mappa, molto smart. Ho sbagliato. Oh mio Dio, che danni da caduta. Folle.
Allora. Quindi qua non abbiamo... Abbiamo una tossicità molto alta. Molto alta, che entra immediatamente. Hanno reso quest'area molto più difficile. Sembra non lo sia, ma... Lo è. È davvero molto più difficile. Cosa c'è qui? È energia druidica? È un mini boss, probabilmente. Hanno aggiunto un mini boss, tipo. Vediamo un po' quanto sale la tossicità. Uff. Ah, ma c'è anche la vecchio amico. Mi sta continuando a inseguire. Davvero. Vediamo, ho ancora dietro i cast. Satanite Shark. Ehi, basta! Maledetti cast. Oh mio Dio. Se non warpo... Qui ho un regen illimitato. Perché mi si... Perché il grid rimane. Ah, hanno fatto la Dark Souls 2ata con l'agro qua, eh? Ok, allora... Il falò qua è perfetto, ragazzi. Allora. Perfetto. 865? Eh no, era già partito il proiettile, è vero. Ma 865 non è 1500. Ah, però forse non... Non è lo stesso nemico, quindi... Bella. Molto bello il multi. Bel motion value. Ok. Fregato. Questo darà 1500, mi sa. Non è apparso il numero di anime, ma ci sta. Ok. Poi. Posso fare anche io proiettili, guarda un po'. Ecco qua. Dovresti morire, sai? Che bello che si aggiungono i dot. Ah, merda, c'era... E ce n'è un altro laggiù. L'L2 sembra avere un bel range. Ah, ma non l'arma! È la scivolata che ha range! Aspetta un secondo. Wow. Direttamente dalla katana di Alon dei Cinders. Dark Jet. Te fermi adesso. Questo ci frega se non stiamo attenti. Quindi dot. Attacco L2. Via, scappiamo. Poi. Dot. Calma adesso. L2. Quante anime? 9000. Abbiamo 50k anime.
Ovviamente vi migliorerò la grafica dei Souls, promesso. Non si possono coprire le anime in un Souls, è parte del divertimento. Murky Sediment. Allora, ho qualcosa che mi protegga dagli status? Assolutamente no. Sono molto indeciso sul da farsi. La prima cosa che devo fare è rimuovere. Eccoci qua. La grafica della veteran su Dark Souls 3 non funziona, devo farla modificare. SimoWid92, grazie. Nakoshi, welcome to the Covenant. Why so serious? Grazie per il 23esimo mese. Non ho intenzione di riposare al falò per un bel po', in realtà. Non funziona perché le anime sono posizionate in un'area diversa in Elden Ring. Ah, non posso correre. Ah, non posso saltare. Dobbiamo andarci dall'alto. Cavolo, quanto è ripida la... La veteran DDS ha una grafica tragicamente pessima per i Souls, perché copre sempre tutti i menu. Ai. Allora. Facciamo un po' di zigzag, sperando di non essere... avvelenati. Invece sì. Vabbè, vediamo che si può fare. Titanite, Claw, Human Dreads. Allora, a questo punto vediamo che si può fare. Ok, la tossicità è molto poco aggressiva, ma anche molto prolissa. Come molto longeva. Human Pine Resin. Da provare, ovviamente. Sono tutte cose da provare all'interno di una mod. Titanite Shank. Stiamo facendo un interessante progresso di potenziamento. Poi. Vediamo. Se c'è qualcosa che posso raccogliere. Purtroppo. Vabbè, ci posso provare, dai. Siamo molto ben aiutati dal fatto che non è aggressivo come... Mai sottovalutare i recovery frame di un assordimento. Mai, mai. Devi sempre calcolare quanto ci vuole affinché un attacco torni a essere stordente. Sempre. Ok. Oh, un anello del sacrificio. Smart. Ah, ma siamo già bracciati. Siamo già bracciati. Obscurity Ring. Miasmic Scepter. Che figata. Oh well. Vediamo se posso curarmi. C'è qualcosa nei danni da caduta della Convergence che dobbiamo un po' capire. Vero? C'è qualcosina che forse andrebbe rivalutato nel nostro movimento. Comunque, allora, vediamo cosa c'è là sopra. Aia.
spawna qualcosa? No? Abbiamo trovato una cosa così preziosa. Che figata. Vediamo quanto mi danno i piccoli. Prima era 865. Adesso quanto sarà? Che male, amici. E basta. C'è un motivo per cui pulivo, eh. Ma tu davi 1500. Aia. Che boia di dolore. Le anime arrivano così presto che non riesco a vedere. Vediamo. Millequattro, quindi vabbè, sì. Li hanno resi fastidiosi, eh. Oh no, no, cosa fai? Non volevo fare questo. Ok. Sì, un 20% la pozione lo dà ed è staccabile, quindi è un bonus incredibilmente importante. Ok. La fiamma verde la leggeremo assolutamente, ma qua il level design è esattamente lo stesso. Che non mi sembra lo stesso. Questo non dovrebbe portare allo shortcut. Questa è una fiamma piromantica druidica. Una fiamma di essenza vivente, direttamente connessa al caster attraverso il potere della vita. Estremamente effettiva nel castare magia druidica. Oh mio Dio, è letteralmente una versione potenziata spell buff 128-129. Vabbè, insomma. Non è esattamente un grande bonus, però è possibile potenziarla, e quella è più 2. Wow! Ma quindi il nostro percorso druidico ha ottenuto un bel premio, eh? Ok. È vero, dobbiamo leggere la weapon art. Essence Combustion creates a powerful essence flame in the wielder's hand. Che forte. Lo scettro non ci serve più. Lo scettro è stato sostituito. È vero anche però che lo scettro ha il buff. È vero. Lattuga Barbuta, grazie di cuore. Tony Guest, Carlo, Mark MKV, Murtaghi, Kalak. Welcome to the Covenant. No, beh, la mano è 129 e ha quelle affinità. Lo stesso vale per... Poi avevamo anche questo, che è un talismano a sua volta. Forecasting Necromancies. Abbassa la difesa magica del nemico del 10% e la potenza d'attacco del 20 per 40. Minchia, un quinto in meno. Vediamo per esempio il moveset dei Fist se è cambiato in qualche modo.
Ok. Direi di no. Poi. Non ci credo! Non fate quello che penso io, vero? Non potete aver fatto questo. Modder, ma perché? Nessuno lo merita. È quella dell'onikiri, sì? No, 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 no. Sono loro, ragazzi. Sono i lanciatori di tossicità. Moonlight Straight Sword? Che figa! Moonlight Straight... Vabbè. Voi... Duemila anime l'una. Abbiamo fatto bene a venire qua. Tu non fai sanguinamento, vero? Magari. Proof of a Concord Kept. Che ruolo avranno qui? Ok, sembra tutto normale. D'accordo. No, no. Le cerbottane skate, d'accordo, ma... Ah, le avevano anche qui le cerbottane. Ok, avevo rimosso. Avevo rimosso le cerbottane qui. Managgia i Rush. La Moonlight, yes. CCB. Critical 110, Moonlight Vortex. Forgiata con lo stesso metallo mistico della sua leggendaria controparte, questa più piccola, più leggera e agile lama riflette la luce della luna con la stessa potenza e la stessa mortalità. Ti mettono anche l'or del dio Seros. Guarda quanta stamina consuma. Wow. E ovviamente non posso perché non ho. Ma che bella. Che bello anche il PG che abbiamo. Allora. E l'anello invece? Ale, abbiamo ottenuto anche qua la stealth build. Stealth build activated. Vediamo un po' se funziona davvero. Tra l'altro, il ragazzo che ci ha messo l'elmo di Vamos nella Sinders lo ha creato anche per la nostra cara Convergence. Quindi la prossima volta lo avremo. Allora. Vediamo un po' se funziona l'invisibilità. Relativamente. Ha lo stesso effetto? Receive double damage. Sì.
Ok. Allora, a questo punto mi ricordo che qua c'era l'anello di Oseiros, ma nel New Game Plus no. Kan Kwang 6. Vediamo un po', livelliamo. Level up. 100k. Io aumenterei un po' la stamina, perché altrimenti siamo nei guai. Era brutto vedermi giocare da invisibile. Va bene. Il vero Fasoleto, grazie. Welcome to the Covenant. Lothric, il dorato. Graydon, grazie. Livello 60. E ora? Non basta! Non basta. Certo che porterò Onimusha, ma certo. Tempo al tempo. Stormer, grazie. Laterz, anche a te. Allora. Grazie per tutto il supporto, ragazzi, eh. Nonostante i viaggi, questo potrebbe essere un mese figo. Grazie davvero di cuore. Vi porterò tutti i Nemesi. Comunque, scusate, ma questa non è la Cinders. Mi concentro. Cosa c'è qui dietro? E soprattutto, dovrò scappare? Lo sapevo. Bravissimi. Bravi, 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 bravi. Bravi. Apprezzo un sacco. Mamma mia, che bravi. Il cut content. O meglio, il changed content. Allora. Bravissimi. Bravissimi. Il re Oseiros era Gundyr. Alpha content. Adoro. Adoro, 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 adoro. E allora. Adoro. Ah, non ho un buckler? Anche l'arena cut content. Ah, no, questa cosa è stupenda. Questa cosa è bellissima. Questa cosa è bellissima. Fantastica. Allora, Greyeden. Greyeden. Non Greyeden. Grazie di cuore. Che spettacolo. Allora, Milady. Welcome, Husband. Ashen One, may I has the little Lord of Ma mi sto sbagliando, vero? Ah, dovevo darle a Andre. È vero. Mi sono confuso con l'Araldo. That is one. Okay. Pretty, but I don't want it. Pretty, be careful. Canarju, grazie. Ale Laval, anche a te. Ah. No, in Alfa non credo fosse draconico Gundyr. Molte cose sono diverse. R. Senza descrizioni diverse? Davvero? Ashen One. Welcome home. Farewell me. Beh, immagino che abbia frame diversi. Ho sbagliato, cosa sto facendo?
No, fermo! No, Gundyr e Oseiros non sono la stessa persona. Gundyr era nell'arena dove si trova nella 1.0 Oseiros e aveva appunto quelle spade spettrali e una storia probabilmente diversa. Allora. Eh sì, non esisteva solo Cinder nell'alfa. Jim Hawkins, grazie delle due sub, benvenuto a chi l'ha ricevuta. Ok. Il boss finale dell'alfa era Sullivan, il dio che non si chiamava Sullivan. Allora, 100 di critico, 130 di critico. L'erede di Eclissi, sì. Vediamo che succede. Questo è il champion, però, eh. Uff. Non volevo rollare neanche per sogno, ma la Q di comandi è sempre nostra amica, ricordatevelo. Ah, ma dura pochissimo il frost, vabbè, ci sta. Secondo me ce la faremo perché è Gundyr. Forse la fase 2 però ci farà desistere. È più veloce del Gundyr normale. Gli attacchi sono più vicini e non vuoi utilizzare ovviamente le braccia, quindi sarà un problema. Beh, sì. Gli faccio poco male, ma c'è una certa combo, se il parry riesce, che conoscete tutti molto bene, ossia sfruttare il contrattacco e poi il riposte, che non è male. Però potremmo decidere di potenziare l'arma prima di proseguire. È più veloce, il mio ritmo è molto sbilanciato. Non darmi i calci, eh? E lo sapevo io. Allora. Paradossalmente potrebbe essere più utile uno scudo medio in questo caso. Vorrei evitare il phishing fatto con The Dancer. O meglio, il kiting, il fishing non... Però non è da escludere che si possa usare, eh? Nella fase 2 sarebbe il caso. Sarebbe... velocizzato è un bel incubo, in effetti sì. Questa però potrebbe avvelenare. Non credo sia una buona idea avvelenarlo. Questo non era un brutto parry, però, eh? No, ehi! Ma scusa, minchia, non gli fai niente. È troppo aggressivo, forse. Loro l'hanno fatto per impedirti di combatterlo come il classico Gundyr, perché non hai i frame di parry necessari tra un attacco e l'altro per concatenargli combo dentro. Quindi, se non hai un'arma abbastanza forte, ti scoraggia dall'insistere. E potrei accettare lo scoraggiamento, eh? Potrei accettare lo scoraggiamento, perché abbiamo trovato anche diversi pezzi di titanite e non c'è motivo di... Tra l'altro abbiamo anche trovato un altro oggetto prezioso. Questo. Ah no, ok. Ah, tra l'altro. Questa cosa, chissà. Vediamo un po'. Ci proviamo. Non è pochissimo il danno, eh. Beh,
Poi se succede questo è un altro discorso. Oh, ho avuto paura di una spallata. Allora, allontaniamoci. Ok, vabbè, si può abbastanza fare spacing, eh. È troppo lento il peri normale. Secondo me è molto fattibile con la giusta testardaggine. Solo che, bisogna essere testardi. Io ho sbagliato io. E ho rovinato quasi tutto. Posso? Posso. Non farmi il riposte subito. Sono velocizzate le animazioni. Quello è il punto. Dai, non fa. Devo aspettare e fare un passo indietro. Cazzo. Non ti fa neanche rollare. Se ti colpisce col primo attacco, le animazioni velocizzate, che ovviamente non sono bilanciate, non ti danno i frame di schivata. Questo era un bel try con i parry. Vogliamo provare a vedere il danno dell'incantesimo? Allora, potremmo provare diverse cose. No, non ho perso nessuna quantità di anime, avevo livellato. Altrimenti avrei raccolto lo spettro, no? Non abbiamo perso niente. Però sì, con un'arma più forte si sfonda sto ragazzone. Vediamo il sanguinamento? Non male. Sicuramente più efficiente di... Non è quello che voleva accadesse. Comunque, volete sapere cosa avrei fatto io se fossi stato il mod? Forse non è stato possibile, eh? Il cast è veramente lento. Ora ve lo dico, aspettate, eh. Panami secca, ve lo dico. Fatto apposta. Con le animazioni accelerate tutto quello che casta è più veloce, quindi tutto quello che casti ha delle reaction più veloci. Però con questo incantesimo è molto più facile lui della danzatrice, perché non ti raggiungerà mai. Dipende quanto testani, cioè dipende quanto testoni vogliamo essere, perché se lo vogliamo far così si fa. Turbo fa così. Quello che avrei fatto fossi stato nel modder è permettere di equipaggiare una spell per mano. Se vuoi fare una mod magica, devi fare una spell per mano, no? Ma dopo metà vita non è come la danzatrice, eh? È aggressivo, ma... Meh, non così tanto, diciamo, soffocante nel moveset, è solo antipatico. Merda, lo sballo, ho capito che ho sbagliato. Cioè, se prendi il ritmo giusto e ti curi un po', tanto devi ripristinare gli MP e fai un castino... E poi fai un altro castino. E poi un altro castino. E poi un altro castino. Ah! Ma è quindi un mix! Ma allora è... Woo! Posso provare a combatterlo sotto? Non lo sapevo! Fa la UE, merda! Fa la UE, cazzo!
era nostro! Falaue! Che non esiste nel gioco originale, ovviamente. Ha una OE! Avete visto che stava andando di no damage? Perché ormai lo conosciamo a memoria, il ragazzone. Fala AOE. Cazzo, era nostro. Se non aveva l'onda d'urto sul salto, era fregato, perché lo facevamo no damage. Chi ha visto la Cinder se lo sa, questa è la stessa serie. No? Ha, ha, ha. Schivata. Intorno. Ha, ha, ha. Allora, però si può fare. Cioè, facciamo kiting anche lì. Facciamo kiting anche lì? Che ne pensate? Vi va? Per curiosare le tombe dimenticate lo faccio, sono troppo curioso. Guardate, facciamo questo. Vediamo quanto si può potenziare... vediamo un po' se si può potenziare la... la manina. Mi devo idratare, grazie. Allora. Reinforce weapon. Ok, possiamo farlo fino a più 4, forse più. Allora, abbiamo animelle. Uff, poca roba. 800, neanche un più 1 possiamo fare. Posso venderti qualcosa? Come on. Dai. Così poco. Facciamo schifo. 6 bombe. Doppioni non ne abbiamo. Non voglio vendere niente. Ashen one. Ai ai ai. Vabbè, facciamo più uno, dai. Sì, basterebbe ammazzare un serpentone comunque. Con l'anima della Dancer non credo che faremo le stesse cose. Ora vediamo. Reinforce web 131. Ah, tanto non possiamo fare il più 2. Vabbè. Pretty. L'NPC druido vedremo che dà. Adesso voglio scopiare Gondir. Facciamo anche Alchemy Crafting. Quello della Grid. Grid Elixir. Ecco qua. Stesso discorso dell'altra volta. Rayals 98, welcome back, grazie di cuore. Ok. Ci cureremo con la nostra cara amica. Poi. Vediamo un po', dai. Sì, il Watchdog è il nostro anime maker. Però erano tutti bei try, comunque. L'importante è che non si spacchi troppo nella fase 2 con qualche cosa che non ci aspettiamo. Ma vediamo. Ok. Il target è sulla cosa sbagliata. No, avido. Lo spacchiamo, ragazzi. Lo spacchiamo. Mi sono adattato alla tua velocità superiore. Non potrai più niente. Non ti buggare, eh?
Mi preoccupa un po' ora il suo range, lo ammetto. Mi dà anche il tempo di... ricaricare il mana così. Cosa pensereste se vi dicessi che mi crude il naso da morire? In parole povere, intendo. Ma tipo che mi crude tantissimo. Ok, qualunque cosa fosse quella roba, spero di non vederla più. Non morire! Ops. Voi sapete benissimo perché sono morto. So che lo sapete in cuor vostro. Volevo usare il Grid Elixir. Dai, lo sapete che era il Grid Elixir! Ho detto non morire, ho guardato in basso, ho preso il primo colpo, mi sono deconcentrato e poi è successa una sequenza di cose. Va bene, va bene, va bene. Non era... Facciamo così, guarda, ecco. A posto. Scusate, non lo faccio più. Mi sento colpevole, ma... Beh, sapete, con la danzatrice ci sono riuscito. Erano damage. Vabbè. Scusate. È certo che era la pozza. Non morire, mica ero io, era lui. Ero concentrato, ho detto, no, devo smetterla, se non è altrimenti muore. Scusate. Perdonate. L'ho capito subito che avevo sbagliato, scusatemi. Ho un po' di fretta adesso, l'ho già fatto prima il no damage grid. Vabbè, dai, non importa. Play to win, Mike. Tanto hai un sacco di Estus. Non ne hai presa nessuna per il mana. Dai.
E cambia sta fase. Ah, mi prende il naso! Gli occhiali storti! Non ti trasformare adesso, non ti trasformare adesso. Oh, non ho mana. Fammelo caricare. No! Tanto ho già il grid, non devo più berlo. Suka. Oh no, non avevo il mana. Secondo voi... dovrei fare un esperimento, ma non so se ho le palle. No, non ne vale la pena. Ehi! Ho capito che hai range, però... no, che non è parriabile. Ma forse un attacco sì, in realtà, ma non puoi fargli riposte. No, credo sia parriabile, ma non puoi fargli riposte, mi sembra. Signore mio. Spero tu non lo faccia più. L'alabarda è periabile, vero? Me lo ricordo, l'avevo fatto. No, Mike! Ti dimentichi sempre di quel secondo attacco in questo fight. Cioè, meglio, in questo fight, in questo try, non in questo fight. Evviva, posso attaccare più volte! Doppio dot! Che emozione! Se non mi riempi di anime, devi darmi 100k, eh. Esigo 100k. Avido. Ma ragazzi, se non ci fa un attacco elementale onda d'urto che ci sciotta di colpo, è vinta. E ho già il grid, quindi non mi preoccupo. Non dovrò più guardare in basso. O meglio, posso guardare in basso perché tanto gli attacchi li riconosco, ma posso non impappinarmi, ecco. Dai. Avido. Questa è pericolosissima. Casta qualcosa di magico adesso? No. Crepa. Addio. E morì. Bravo. Vi dico quanto mi dà. Soul of the Consumed King. Ora terza fase, no. No, 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 no. 200k. 200k. 200k, sì. Indeed, yes. Allora, e anche la, sì, anche la danzatrice ha dato 200k, quindi abbiamo tipo, boh, 8 livelli. Dovreste essere orgogliosi di Mike, comunque. Allora, dunque. Ah no, sì, certo, in realtà, perdonatemi, posso spostare assolutamente il save goal. Siamo qui, tipo. Allora, ok. Ok. A posto. Poi ci manca uno sputacchio per un altro livello. Poi farò la nuova grafica, ragazzi, non preoccupatevi.
Ok. Vabbè, 10.000 anni. Questa è una bella... Adoro. Questo è il... Diciamo che questa è una delle cose più Dark Souls 1 e 2 di Dark Souls 3, no? Il poter andare qui ti permette diverse strategie. Ok, Vigor 32. Andiamo. Vediamo un po' che cosa ci nasconde. Stradible, grazie di cuore. Nuova grafica Waiting Room. Lellox 92, grazie. Sgamma, welcome to the Covenant. Semper Fi. Sam Shido. Salve. Ma è Giant Dead, praticamente. Non è Giant, ma... Bro. Bello sto design. Va bene, combattiamo allora. Bello equilibrio. Leggerò l'anima assolutamente. Ok. Stronzo. Bello sto mana infinito come me. Ho capito, bro. E va bene. Quante cure hai? Ecco qua il PvP di Dark Souls. Pure un Arcane Crystal, perfetto. Quindi maschera del padre, tra l'altro. Boosts equip load by 10%. Semper Fi. Carino. Semper Fi. PDF 696, grazie di cuore. Oh no. Well. Fuggi! Fuggi! Non potrò mai più alzare destrezza d'ora in poi. Ok, allora, si sa mai. Poi abbiamo droppato quest'arma.
Danisbluk, grazie di cuore. Allora, aveva droppato altro. Ah sì, un cristallo, vabbè. Semper Fi, pod, 27 mesi. Maverick, welcome to the Covenant. Eccoci qua. Oh, Cavaliere degli Angeli. Wow. Uno scudo. Uno scudo? 18 a forza. Increases casting speed by 40. By 40. A posto. Ci serve 18 a forza, però. Ok. Fin qua. Che silenzio. Non ho il binocolo. Invisibile. Guarda un po' che c'è. Molto bloodborniano. Non so se avevo il binocolo. Pare di no. La Morion Blade. Ce l'ho il binocolo? Oh, scusate, che scemo. Farà danno fisso? Travel to the... to Cathedral. Interessante mistura di setup. Va bene, bro. Anche meno, eh? Gigantesco, tra l'altro. Moveset dei Ringed Knights, tra l'altro. Massive dark damage and cursing all nearby enemies. Ma significa che abbassa le difese come nella Sinners? Figo. E non pensavo ci fosse la parete qua.
Madonna. Con il target che impazzisce è stato veramente impossibile, perdonatemi. Non ero preparato. Vabbè, il grid ha avuto il suo effetto almeno. Ma non c'era un falò qui vicino? Infatti no. Possiamo decisamente andare. Mi piacerebbe scoprire che c'è una boss fight nelle Untended Graves. Mace K. Grazie a te. Di cuore. Sei una continua ispirazione, un modello da seguire in qualunque ambito. Passione ed energia pura. Io non vedo l'ora di tornare a fare video, ragazzi. Cioè, sto lavorando all'effigie, ma grazie. Sì, è praticamente la strega di Hemwick l'ambientazione. Solo che ora, ovviamente, quel soldato non era un mini boss unico. Respawna. È pericoloso. Molto pericoloso. Non andremo alla cattedrale delle profondità, comunque. A meno che... effetti. Allora. Crimson Rush. Al moveset di quelle bestie. 17 destrezza. Merda, no, il piccolino invisibile che ti distrugge le combo, no, eh? Non farmi questo. Non farmi questo, maledetto enemy placement. Le anime le prendo. Solo che speravo di farlo sbirciando il falò, ma avete ragione. Touché, me ne sarei dimenticato probabilmente. Era bellissimo quel Perry. Ma ora vediamo un moveset della Morion. Credo sia stato reso quello della 21.000 anime senza grid. O l'anello, per carità, ma 21k. Stiamo potenziando moltissimo per il resto della run.
L'anello è set. Anello? Ho un anello nuovo. Fuoco e ghiaccio, ragazzi. Lo porterò domenica, Pentiment. Lo voglio assolutamente provare, mi aveva fortemente intrigato. Wow, che figata. Ti prego. Merda. Capisco. Try again. Non la commenterò questa cosa. La terrò per me. Nel mio cuoricino inoino. Sarà per sempre qualcosa che ricorderò con affetto. Va bene. Allora. Punto 1. Ho capito, ragazzi, ma siete un po'... Mamma mia. Belle le armi più uno qua. Che ansia. Che figata. Questa è una cosa che non avrebbe minimamente sfigurato in Dark Souls 3, anzi... Che spettacolo! Che paura che fa! No, questo che urlava così? Con questo vestito? L'ho sempre ucciso prima, non ricordavo questo nemico. Mi sembra super particolare. Ah, ok. Figo, ha Irithyll. Oh. Ok. Ah, sì, sono i... Oh no, oh fuck, oh no. Ha funzionato il mio piano? Sì. Ecco perché seguite un Souls veteran in live, ragazzi. Leave it to me. Queste cose perlomeno riesco a farle. Ok. E c'è anche una bella boss fight lì. Ok, d'accordo. Questa ci costerà. Allora, per prima cosa dobbiamo essere sicuri di aver raccolto tutto. Abbiamo raccolto tutto? Sì. Volevo alzare lo scudo, ma c'era un nemico sotto, però mi avete capito, bravissimi. Ora ci sediamo. Allora. A destra del cavaliere, al lato trafitto, c'è una cassa che non hai aperto. Grazie. 35. 36. Sì. Non ho altre anime, no. Ok. E allora dobbiamo uccidere di nuovo il cavaliere. È un po' troppo questa. Siete un po' problematici, amici. Ah, è vero, dovevo livellare forza. Vabbè, andiamo alla boss fight. È che in area Evan... Scusate, ma sono curioso. È un cane cazzutissimo.
Wow. Fichissimo. Wow. 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 Fantastico. Fighissimo. Fighissimo. Bello, 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 bello. Ma questo è il classico boss in cui capisci che devi fermarti. Fantastico. Tra l'altro viene stordita dall'incantesimo. Grande. Grande. Allora. Scusami, milord. Scusami, scusami. Non me lo sarei mai aspettato. È fatto da Dio, tra l'altro non è... A differenza della principessa della Cinders, non è sbilanciato. Non è sbilanciato. È tipo elegantissimo. Cioè, è molto più equilibrata lei di Elfrida, comunque, Cioè, è molto più umana come fight. Tra l'altro, martire di Londor. Che spettacolo. Posso avere le tue anime? Mi servono per fare un livellino a forza. Ah! Cadi anche tu! Non credo che abbia assorbito le anime. La... Che figata, ragazzi, comunque. Bello. Eh no, non me le ha prese le anime. Vabbè, ma in realtà lo stiamo trattando come se fosse un nemico invincibile, quando in realtà... Cioè, quando in verità è... gestibilissimo, eh. Ok, Mattia, Leonardoce, grazie di cuore. Firelink Shrine. Dobbiamo fermarci. Perché... richiede troppo tempo. Fare try. Troppo tempo. Allora, adesso... potenziamo di un punto... Potenziamo di un punto il nostro catalizzatore... Perfetto, poi ce ne mancano 7. Vediamo se... Ah sì, la cassa accanto al cavaliere alato, touché. E poi vorrei fare un paio di cosette, però le facciamo direttamente... Le facciamo direttamente poi al Borgo dei Non Morti. Cioè al... Grazie dei complimenti, ragazzi. Giacus, grazie anche a te. Abbiamo potenziato stupendamente il personaggio. I prossimi livelli saranno tutti... Aia! Saranno tutti a... Aspetta, che con te posso fare un livello fast. Ma questi danno un Arcane Crystal al 100%? Forse no. Forse non al 100%. Guardate che bella che è l'arena. È ricostruita veramente con un affetto. Che meraviglia. Che meraviglia. No, ma nemmeno io credo che ne avremmo potuti già. Saido ha quasi capito il plot twist già nelle prime live di Bioshock. Quasi in che senso? Il fatto che sappia che ci sia un plot twist è un ottimo indizio, chiaramente, per potersi, diciamo, sbizzarrire. Ma che cosa ha detto? A sinistra.
Ah, e non si fida. Non si fida di. Non si fida di Atlas. Ragazzi, non offendete Sidonia. Per favore. Per favore, non offendete Sidonia come content creator. Ok? Oh, Mike. Ehi, ehi. Non si fida di Atlas. Minchia. Oh. Non si fida di Atlas. Grazie al cazzo. Ma scusate. Ma scusate. Non si fida di Atlas. Beh. Sai. Qualcuno diffidava di Voldemort. Beh. Beh. Oh. Ok. Allora. D'accordo. Comunque. Oh, forse Andrew Ryan non è proprio un santarellino. Oh. Allora, sette bello, grazie. Grazie di cuore. Non ho ancora abbastanza anni per un level up a forza. Quasi però. Ma no, forse ce l'ho. Ce l'ho, sì, perché avevo calcolato male. Il decimale, cioè il migliaio. Level up. Strength. Vai. Ok. Ci siamo. Non abbiamo il banner, però. Ma che bella che era Sinners. Hanno proprio rimosso quella meccanica, chissà perché, ma non hanno rimosso il testo a terra. Hanno lavorato un sacco di fuori fuoco, eh. Wow. Wow. Ah, perché la cutscene si buggava graficamente, ha senso. Demon Spear. Cosa? Ma dai! Che figata! Vedere i danni che posso fare. Bocciatissima quest'arma, purtroppo. Ok, nice. Ovviamente è la Morion. La Morion è molto figa perché ha il moveset super. Beh, con mostri grossi in effetti ha sicuramente molto effetto, ma non mi riferisco solo ai boss. Quindi la Crimson Rush non è quello che pensavo io. Forte. Stiamo attenti ai materiali, eh? Perché qui abbiamo un Quick Step 2.0. Era una creatura. Cioè, sembrava una creatura, ma non ululante.
Bello sta cosa del level design. Che bella sta cosa che hanno aggiunto. Quanta bellezza la Sindras. Ma la rivedremo sicuramente apparire quella creatura. Sicuramente. Ah, sei qui. Oh, oh, the Chatubaya Sababa. Say, I was one. Oh, oh. Bene. Curioso. Bellissima scena. Questa mod mi sta facendo impazzire. Twinkling Sage Ring. Yes, indeed. Very good indeed. È arrivato il momento. Che spettacolo sta mod. Mamma mia, sono super coinvolto. Abbiamo delle armi da provare, è vero. Vediamo un po'. Ascia. Le asce ne abbiamo diverse. Ce n'era una super eccentrica. Vediamo questa. CECC 25 a forza, 15-15. Ah, è una guerriera di Forossa, Tolarad. Dopo che hanno abbandonato Drunklake, la loro attenzione si è... Ah, no. Their sights turn from men unto the dragons. Quindi loro sì, insomma, hanno deciso di seguire. Che bella. Mamma mia, quanto consuma la stamina, oh. Sembra eccezionale come scaling anche, ma vedremo. Ah, consuma la stamina perché non la posso usare, è vero, Grimerlin. Hai ragione. Touché. Ma ragazzi, la Sindras è imparagonabile alla Convergence, cioè. Thank you.
ma non è il contrario. La Cinders non si può paragonare alla Convergence. Il ruolo del paragone impossibile non è importante, cioè, si capisce. Che spettacolo. Eh sì, l'Archtron sarà incredibile. Ma un bel falò? C'era all'inizio un falò? L'atmosfera è cambiata, sì. Sì, c'era? Ok. Nella capanna. Che scemo. Dobbiamo anche leggere quello che fanno le anime, infatti. Ok. Coco 309, grazie di cuore. Welcome to the Covenant. Beck, tier 1 per 6 mesi, grazie. Spirovski. Ah, a volte scambio il... Ok. Ah, ma proprio all'inizio era qua. Quindi a volte lo scambio. Ok, ok, ah, ok, mea culpa, mea culpa. Allora, adesso. Ci manca... un po' di anime per fare un livello. So il finale che voglio dare a questa live e immagino che la mod mi abbia dato. Ok, ok. Oh, Ale, Durza, Ildisa, Doggo, che non si vede. Ok, oh, devo assolutamente idratarmi. Scusate, faccio un livellino così non consumiamo le anime. E non posso farmi invadere dalla maga perché non ho... Ah, grazie di avermi messo il mob che mi castava gli incantesimi mid-fight, bastardello. Sì, volevo provare i due lucertoloni, ma stavo sconfiggendo il cavaliere, solo che mi hanno fatto mettere un nemico invisibile apparendo lì che mi ha... Cioè, apparire lì che ovviamente ha un po' ostacolato la vittoria. Oh God. Mi manca la magia, è come se mi manca. Avrei voluto tantissimo. Questa era colpa mia. Vabbè, però ho abbastanza anni per livellare. Mi serviva solo questo.
Non volevo incastrarmi a fare farming. Però sono scemo perché volevo far rientrare il sanguinamento e senza scudo, sapete, senza roll. Non si poteva fare granché. Ora, perdonatemi, signori, ma devo solo recuperare il mio viola, il mio verde. Gracias. $32,000. Allora, e abbiamo in teoria abbiamo 5 livelli da il buon Vermino. Ok, allora vediamo come si comporta. Bellissima quella di fuoco. Si possono dire. Si possono separare, ragazzi. Non è neanche più una sfida. Solo che ho un'arma di fuoco io. Ehi! Lo so, sono un po' avido. Quanto è equilibrata sta moda, incredibile. Addirittura è super equilibrata perché anche le hitbox sono le stesse dell'originale nonostante l'esplosione. Vabbè, bro, vieni un po'. Poraccio. Beh, no. Ah, ecco. Lo so, ho voluto fare un R2. A posto. E via. Ha droppato. Puoi comprarti l'anello figo adesso? In che senso? C'è... Oh, minchia. Quell'anello? Ah sì, c'era un... Grazie il Pumba. Macedonia, grazie ancora. Welcome back per il 14° mese. Ah, è vero, solo è vero, il solo Vedegrade Fo. È quello che cercavamo. È vero, è vero, è vero.
Dai, è forte, Mike. Che ci sei? Allora. È a 1000 anni luce, Gran Bosco. Non vedo l'ora di scoprire cosa c'è al posto suo, ma ha voglia. Next time. Decisamente next time. Allora. Trouble. Firelink Shrine. Della cella di Greyrat non credo di averla aperta, no. Non credo ancora. Allora. No, da lui ci andremo la prossima volta. Prossima volta. Non vedo l'ora. Level up. 18 a forza. Ragazzi, abbiamo fatto un capolavoro di live. Boom. Un capolavoro. Miglior secondo episodio di una mod mai fatto. Forse no, ce n'era una. Forse la randomizer ha avuto un secondo episodio fighissimo, però. Let's go. Quante gemme abbiamo? 5, non ancora 7. Ok. Ha il 100% di difesa fisica lo scudo, quindi è proprio... Ma la mod è incredibile, la mod è meravigliosa, è eccezionale. E... Qua è crashato tutto, spero di essere ancora in live, ok. E lo siete stati anche voi, ragazzi. Grazie del supporto, di tutto cuore. Si fanno grandi cose, soprattutto una volta trasferitosi, ma nel percorso non ci si ferma. Vi faccio sapere quando è la prossima volta, promesso. Domani World of Warcraft, con un'esperienza di qualcosa che non potrò mai vivere davvero, ma sarà una cosa per me molto romantica, molto romantica. Ne riparleremo, domani faccio una storia, dai. Grazie, buonanotte, vediamo chi c'è in diretta a quest'ora. Oh, possiamo effettivamente... ricambiare il raid della volta scorsa di Cydonia. Ragazzi, buonanotte. Semperfy. Zai, Monster Hunter Italia, grazie di cuore. Coco, Zbrowski, buon riposo. Grazie del supporto e a presto. A domani.